Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa: l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari: luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze, e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messere, Monde e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? Ragazzi, buonasera a tutti. Intanto è già un pochino particolare, no? Il fatto di vederci in un'aula di scuola quando le luci del sole ormai sono andate via e dirci ragazzi buonasera, perché di fatto questa è la nostra scuola, questa è la sfida che nel 2016 l'Istituto Marconi ha voluto intraprendere e io sono contenta di poterla condividere con tutti quanti voi che siete quelli che poi questa sfida l'hanno accolta, l'hanno afferrata, no? Il famoso guanto bianco. Vedo tra di voi dei volti che hanno già frequentato il nostro istituto e che brillantemente hanno già conseguito il diploma. Mi piacerebbe ascoltare quelle che sono le vostre testimonianze, perché io credo che l'aspetto più difficile sia proprio quello di tornare a rimettersi in gioco. Perché di fatto per i ragazzi è tutto più semplice, perché vengono la mattina, nel tempo scuola, c'è qualcuno che prepara loro la colazione, che poi quando torna a casa li fa trovare un bel pranzo pronto, che magari li ricorda tutti i giorni, avete fatto i compiti, avete studiato, che controlla il registro elettronico. Tutte queste responsabilità invece a voi studenti del serale sono tutte in capo a voi, quindi voi siete mamme e papà, avete già una famiglia, quindi nessuno vi deve preparare la colazione, siete voi che dovete provvedere agli altri. E oltre a tutto questo, oltre magari anche al lavoro, al mondo del lavoro, perché molti di voi già hanno messo un piede nel mondo del lavoro, perché voi lavorate, per questo che ci vediamo di pomeriggio, oltre a tutto questo trovate anche il tempo per studiare e per rimettervi in gioco. E permettetemi di dirvelo veramente con grande, grande successo. Io sono tanto orgogliosa di voi e vorrei veramente che riuscissimo ad invitare anche altri studenti affinché possano riaprire quel cassetto
che è vicino al comodino e tirare fuori quel sogno lasciato oramai a tacere per troppo tempo, che è quello di potersi sentire realizzata e finire un percorso che magari per tante vicissitudini della vita non hanno potuto fare. È per questo che aiutatemi anche voi a dire a tutti quanti quelli che ci ascoltano che noi siamo qui a scuola all'Istituto Marconi, nella sede che è vicino al terminal degli autobus, sia la mattina che il pomeriggio se prendete un appuntamento troverete sicuramente qualcuno, potete prendere informazioni e noi abbiamo le iscrizioni aperte a partire dal prossimo settembre, quindi settembre 2024, per il primo biennio, quindi primo e secondo anno, secondo biennio, terzo e quarto anno e la quinta classe. Quindi se studiate e vi impegnate, con soli 3 anni riuscirete a conseguire il diploma in amministrazione, finanza e marketing, quindi la vecchia ragioneria per capirci. Io vi aspetto e assieme a me vi aspettano tutte queste splendide persone che sono qui vicino a me. Vorrei subito passare il microfono a Federico Giannini, il professor Federico Giannini, che da tempo è il referente del corso serale. Grazie Federico, ci racconti la tua esperienza. Ringrazio la preside dell'opportunità che mi ha dato in questi anni di dirigere questo bellissimo corso, e devo dire che questo corso nel corso degli anni si è sviluppato, è migliorato, noi stessi abbiamo capito migliori strategie appunto per farlo funzionare. Ora sono quasi 10 anni appunto che va avanti questa bellissima esperienza, e devo dire che per il territorio vestino è stata un'esperienza molto molto importante, perché noi abbiamo dato l'opportunità di far conoscere le prerogative, la bellezza, l'importanza dello studio a tante persone che poi hanno proseguito gli studi. Alcuni degli ex alunni appunto del corso serale ora sono appunto iscritti all'università, sono vicini alla laurea alcuni, e sono riusciti appunto a conoscere la bellezza e la possibilità appunto che dà un corso di studi di questo tipo, e le opportunità lavorative e di formazione personale che ne possono derivare nel periodo successivo. E devo dire che noi professori ci siamo mossi da subito per rendere questo luogo il più accogliente possibile. Noi non assegniamo sui libri di testo dei capitoli, noi facciamo in modo di illustrare gli argomenti ai nostri alunni in maniera che li studino con noi, attraverso di noi, ci mettiamo nei loro panni, sappiamo che loro hanno dei tempi ridotti appunto di gestione, e facciamo in modo che a scuola il tempo di studio maggiore sia quello che passiamo appunto qui a scuola tutti i giorni. Qui abbiamo un orario che è appunto compatibile alle esigenze dei lavoratori, perché si entra alle 5 ma si va via alle 10, non più tardi, perché sappiamo che i nostri alunni hanno tutti delle famiglie, quindi devono tornare a casa, mettere a letto i figli, avere appunto la gestione degli orari personali, che sono sempre prioritari e sono sempre più importanti appunto degli orari di studio. Io credo che l'aspetto migliore che possiamo evidenziare sia proprio nelle parole dei nostri alunni. I nostri alunni vogliono bene il serale per quello che gli sta dando o quello che gli ha dato in passato, e di conseguenza io lascerei la parola a loro, perché sono loro il nostro miglior la testimonianza migliore appunto del nostro lavoro in tutti questi anni. Io lascerei la parola alla professoressa Iezzi, che ha condiviso con me in tutti questi anni la bellezza di questo corso e l'importanza appunto dell'insegnamento per questi ex ragazzi molto molto volenterosi. Io vorrei sottolineare il fatto che questo corso ha dato l'opportunità a tante persone che non avevano terminato gli studi di poter affrontare un nuovo percorso scolastico anche con grande profitto, e soprattutto sottolineerei che questo corso è del tutto gratuito. Quindi chiunque volesse venire deve sapere che comunque non deve affrontare alcuna spesa.
invito tanti ragazzi che magari non hanno terminato gli studi per tanti motivi ad abbracciare questa esperienza che è bella non solo per loro ma anche per noi docenti. Devo dire che veramente ci ha arricchiti e con questi alunni abbiamo stabilito un rapporto che va al di là del semplice rapporto tra docente e discente. Quindi mi auguro che molti seguiranno il loro esempio. Allora, ora passerei la voce agli alunni e agli ex alunni, a cominciare da Elisabetta. Buonasera, ecco, racconto la mia esperienza personale qui al Serale, riprendendo da ciò che ha detto la professoressa Iezzi. È stata un'opportunità grandissima per me, che ho dovuto interrompere gli studi per vari motivi. Ovviamente non è stato semplice, non è facile, però con la buona volontà sono riuscita comunque, io come tutti gli altri ragazzi che hanno frequentato con me, a conseguire appunto il diploma con grande soddisfazione. I docenti meravigliosi tutti ci hanno accolto come fossimo stati insomma dei figli. Un'esperienza, ecco, un'opportunità soprattutto, un'opportunità che non dovete lasciarla perdere, perché non, insomma, non ricapita una cosa, un'opportunità simile. E soprattutto, come posso dire, l'aspetto proprio familiare che si è creato noi ragazzi con i docenti. La mia esperienza qui è stata veramente un'esperienza unica e veramente bella. Io vorrei dire a tutti coloro che hanno lasciato questo sogno nel cassetto di diplomarsi e che per svariati motivi non hanno potuto, come me, di considerare davvero di frequentare questo corso serale del Marconi, in quanto di lasciare da parte tutte le paure, ma come farò, ma sarò in grado di ricominciare a studiare, ho una famiglia, ho dei figli, erano le stesse paure che avevo io quando sono entrata qui dentro e ho deciso di iscrivermi, ma queste paure dopo pochi giorni sono svanite quando ho conosciuto i professori che ci hanno trattato veramente bene e ci sono venuti incontro in tutte le situazioni, in tutti i modi, e quando avevamo paura di non farcela loro ci hanno spronati e noi alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso passo la parola a Francesco. Ciao, sono Francesco. Questa è un'esperienza che non ricapita sempre. Io avrei voluto prendere il diploma già tanto tempo fa, però quando ero alla scuola, alla licenza media, ho lavorato tanto, però non ero soddisfatto. Poi ho trovato la scuola serale, mi trovo bene, faccio il secondo biennio, ho avuto un po' di ostacoli, però li ho sorpassati. Non è facile, però alla fine le soddisfazioni arrivano per tutti, basta provarci. Buonasera, sono Davide, volevo portare la mia esperienza. E appunto questa è una seconda possibilità che si offre a chi non ha potuto terminare gli studi per varie ragioni, per lavoro o altre necessità. E il rapporto qui a scuola è molto positivo perché i docenti sono di ottimo livello e noi siamo praticamente tutti quanti presi sia dallo studio e sia dalla voglia di conseguire questo diploma. Sono Adriana e volevo soltanto dire un'esperienza personale che vorrei raccontare a tutti quei ragazzi che invece non hanno più voglia di studiare, che quindi si vorrebbero rimettere in discussione. Io sono abbastanza adulta per poter dire che non avevo bisogno di un diploma perché ho già un diploma. Mi sono iscritta a questa scuola stupenda dove sono stata accolta anche data la mia età, dove i professori sono come figli perché io ho dei figli che hanno l'età dei miei professori
E questo mondo della scuola, che penso l'istruzione sia la base della vita, e istruirsi anche all'età adulta come la è la mia, non è facile, ma è comunque di spazio mentale. Quindi ai ragazzi che non vogliono studiare, che abbandonano gli studi perché pensano di non avere la possibilità, il serale offre questa possibilità che in tanti anni il ragazzo o la ragazza o l'adulto che ha lasciato non si è più ripromesso di farlo. Mi chiamo Mauro e ho fatto il pasticcere per 37 anni. Adesso faccio il centralinista presso l'ospedale di Penne perché ho dei problemi agli occhi, sono cieco parziale. E ho saputo che c'era questa possibilità in questa scuola di iscriversi, tra l'altro gratuitamente, ed è stata la cosa più bella che io abbia potuto fare, perché rimettersi in gioco, essere impegnati nel fare qualcosa, c'è un certo tipo di aggregazione, di convivio, ho conosciuto tante altre persone, quindi oltre a un grande bagaglio di cultura, i professori che mi sono venuti incontro, perché ho una certa difficoltà, quindi io devo dire grazie a questa esperienza, grazie a questa scuola, a tutti i professori e a tutti i miei compagni che ho conosciuto in questa scuola. Sono Vittoria e volevo raccontare la mia esperienza, perché ho ripreso a studiare, il motivo per il quale ho ripreso a studiare e dopo aver abbandonato gli studi all'età di 13 anni per dedicarmi solo ed esclusivamente al lavoro. E dopo ben 20 anni mi sono rimessa in gioco dopo che ho saputo che a Penne c'era questa scuola, diciamo, il Marconi. Sono Vanessa e mi sono iscritta a questo corso serale per diciamo riaprire un cassetto chiuso dopo tanti anni. Dopo 35 anni ho ripreso a studiare. All'inizio avevo delle difficoltà perché i miei dubbi erano tanti, però sono stati, diciamo, colmati e placati dai professori, quindi mi sono anche riscoperta, rimessa in gioco in tantissime materie che non conoscevo, e ad oggi posso dire che sono felice di questa scelta e li ringrazio, perché loro, con la loro pazienza e con, diciamo, il loro lavoro, mi hanno fatto appassionare e ad oggi ho sete e fame di studiare e di continuare, diciamo, a coltivare questa cultura. Quindi volevo anche, diciamo, dare un messaggio a tantissimi ragazzi che, diciamo, abbandonano gli studi, che possono riprendere a studiare con questo corso serale e diplomarsi e magari in secondo tempo anche a, diciamo, a laurearsi, perché la cultura ci rende liberi, e quindi non abbiate paura, siete avventurosi in questa cosa che è molto bella. Io sono Asmera, sono venuto qua in Italia 2 anni fa e io sono arrabbiata quando mio amico mi ha iscritto in questa scuola, però il professore mi ha convinto l'idea e adesso sono orgoglioso della mia stessa, perché studiando la lingua sono venuta con 10 parole, non lo so, 20 parole, però adesso sto parlando quasi abbastanza. Io volevo dire a tutti i ragazzi che la scuola è importante and nobody will take it away from you. It's important with this in this world that it's going too fast, that the importance of education is really important. Then at least you have to finish high school. If I can do it, I'm sure that you can do it as well. Thank you. Dopo aver ascoltato le testimonianze degli alunni, e volevo solo aggiungere che noi abbiamo avuto in questi anni ragazzi, ex ragazzi, alunni da diverse provenienze, da quasi tutti i paesi dell'area vestina,
E anche oltre abbiamo avuto appunto persone che provenivano anche più lontano, anche da Pescara e anche appunto da altre zone. Quindi siamo ben felici appunto di continuare questa bellissima esperienza. E noi, il nostro orario scolastico, come già detto, era dalle 17 alle 22, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ovviamente il sabato e la domenica si sta con le famiglie. Presentiamo oggi le nuove divise dell'Atletica Valtavo qui al convento di San Patrignano, un'occasione per vedere innanzitutto gli obiettivi del 2024 di questa società che sta scrivendo la storia del nostro paese e sta portando il nome di Colle Corvino in tutta la regione e anche fuori regione. Il mio è semplicemente un ringraziamento ai tanti atleti che ormai sono entrati a far parte di questa grande famiglia, al presidente Giorgio Agostinone che con passione e dedizione sta portando avanti questa attività. Siamo qua per parlare per le nuove divise della stagione 2024. Abbiamo lo sponsor storico, WN Wash, dopo altri due aggregati ci fa tanto piacere per il nostro territorio, Salpa e Ripa. Praticamente noi puntiamo soprattutto per la Vallata del Tavo, per i ragazzi è importantissimo che si affiancano a noi. Vorremmo fare anche un progetto quest'anno per le scuole, per dei ragazzi, una giornata di sport, e lo facciamo avvicinare per la Stracongiunti, un tema, qualche disegno, qualche progetto ci stiamo studiando con il sindaco. Ripeto, la Stracongiunti noi lo faremo il 22 di settembre in una domenica mattina, valevole per il Correa Abruzzo WISP, valevole per 250 punti, e cercheremo di, soprattutto per i giovani, per tutto il territorio e per il comune di Colle Corvino. Per noi oggi è una giornata importante, è un passaggio ulteriore quello che abbiamo iniziato nell'anno 2020-2021. L'Atletica Valtavo è iniziato per, diciamo così, per passione, ma ha raggiunto dei risultati importanti in questi anni ed oggi siamo qua per uno step ulteriore, oltre a presentare la maglietta dei nuovi sponsor, maglietta, divisa, tuta, borsa, ma soprattutto per iniziare un progetto con le scuole per praticare, per portare alla conoscenza dello sport, di questo sport, l'atletica, nelle scuole. E per noi è una tappa fondamentale e importante perché andiamo ad ampliare già quel pacchetto previsto nelle scuole di formazione sportiva e quindi va a tutto vantaggio dei ragazzi. Ringrazio il presidente Agostinone che da tanti anni porta avanti questo progetto e lo migliora sempre con la sua dedizione e la sua perseveranza. E poi soprattutto perché promuove il nostro territorio, il territorio dell'area vestina e soprattutto delle peculiarità e le particolarità, le eccellenze del nostro territorio. E per questo voglio ringraziare tutti gli atleti che si adoperano quotidianamente con tantissimi sacrifici per portare in alto il nome della regione Abruzzo e di Colle Corvino. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare, ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro, rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro.
di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messere, Monde e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio.